Altri tempi! Il 22 ottobre del 2003 Bernardo Provenzano, ancora latitante, è in Francia per la seconda volta. È nella casa di cura Casa Mans a Marsiglia. Il 23 ottobre è operato, tumore alla prostata, recidivo. Il 4 novembre è dimesso, il 7 novembre il controllo radiologico, il 22 novembre il boss rientra in Italia, a Palermo, e trascorre la notte all'hotel Jolly. A prenotargli la camera in albergo, con tanto di festa di accoglienza, sarebbe stato Nicola Mandalà, fedelissimo di Villa Abate. Adesso invece, quasi 10 anni dopo, altri tempi. Provenzano è stato operato all'ospedale di Parma, gli hanno rimosso un ematoma alla testa provocato forse da una caduta accidentale. È stato in coma, il Parkinson lo divora sempre più. Ai periti non è stato possibile nemmeno sottoporlo al mental test, perché non risponde agli stimoli. A Palermo il giudice Morosini ha sospeso il procedimento per la trattativa a suo carico. È dimesso e dall'ospedale non vi è più l'hotel Jolly ad attenderlo, ma il carcere a Parma. Provenzano è stato trasferito dal reparto detentivo ospedaliero. Adesso è recluso al 41 bis, nonostante il suo difensore, l'avvocato Rosalba Di Gregorio, si strappi le vesti a ripetere: ma se non risponde nemmeno agli stimoli, con chi dovrebbe comunicare e mantenere contatti dalla carcere? Nella cella di Provenzano, che lo scorso 31 gennaio ha compiuto 80 anni, è stata installata una telecamera che servirà anche a monitorare le sue condizioni di salute. Poi il boss dorme su un letto con sbarre di protezione, come in ospedale, per evitare cadute. E in carcere sono garantiti presidio medico e costante assistenza. L'avvocato Di Gregorio rilancia e ripresenterà l'istanza di revoca delle 41 bis e anche, almeno così avrebbe intenzione, la sospensione della pena per motivi di salute o, in subordine, la detenzione domiciliare.